Salve a tutti amici miei e benvenuti nella quarta parte del tutorial. In questo caso sto facendo tutta la solita cosa che ho fatto sia nella PlayStation, nelle Pro che nella Fat, quindi sia riscaldamento sul processore perché questa soffriva del picco termico, un classico di queste PlayStation, e anche l'Xbox comunque non è che è da meno, anche la 360. Comunque diciamo che andremo a riscaldare il processore per far riattaccare i piedini sotto. I piedini sono proprio qui sotto, e qui ci sono dei pallini, qui si intravedono, non so se si intravedono, qui là vicino, ma eccoli qua, li vedete? Tipo piedini, vedete? Ecco, quelli sono i pallini di stagno, andremo a riattaccarli e che non guasta mai, comunque sia, un 45 secondi, 50 anche sopra con il fono, a 300 gradi, mi raccomando, non a 600. Se avete il fono, quello normale per sverniciare le persiane, quello che si usa in, diciamo, normalmente il fono termico, ecco. Se avete quello mettetelo a 1, non a 2, altrimenti a 2 andrà a 600 gradi e vi stacca il processore o vi stacca anche i componenti sotto. Per evitare che si stacchino i condensatori, io cosa faccio? Prendo dei fogli, questi, guardate, ve lo faccio vedere qui, l'ho fatto vedere anche in qualche altro tutorial, in un altro tutorial. Comunque metto non sul tavolino, altrimenti lo brucia, vedete, sono degli strati di alluminio. Io cosa faccio? Metto sotto questa, ecco, in questo modo, questo. Questa la piego una in più, la metto, togliete la batteria a tampone prima per evitare corti, ragazzi, ricordatevelo, qua sotto vedete la RAM, e vado a metterla qui. Ecco, una volta schiaccio in questo modo, l'alluminio prenderà la forma precisa di tutti i condensatori, quando scaldo dissiperà sotto e eviterà che si stacchino i condensatori, perché se voi la tenete 3 minuti e sta sospesa in aria così, possono cadere i condensatori sotto, non ve ne accorgete. In questo modo aiuta a dissipare, mi raccomando, non sul tavolino, eh. Io ho recuperato una vecchia tavola da stiro di ferro, di metallo, ok, l'appoggio là sopra e lo faccio lì. Se avete un qualsiasi, se no prendete una base bella spessa di un centimetro, mezzo centimetro di metallo, per non bruciare il tavolo, giustamente, se lo fate sul tavolo, bella larga, eh. Ok, come vedete farò questo. Adesso io con il fono, facciamo finta che questo è il fono, ok, che questo sia il fono, sopra andrò a fare a circa 2-3 cm il riscaldamento girando in questo modo, girando su tutto il processore, poi andando al centro, perché in modo che diventi uniforme, comunque il calore diventa uniforme, però per sicurezza, e poi girerò, farò proprio il quadrato in questo modo, vedete? Poi farò al centro. Questa procedura dovete tenerla girando, muovendola, per 45 secondi, se sono secondi reali anche 40-45, se sono secondi accelerati, ad esempio io faccio questo, non faccio mai secondi, faccio questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete, sono secondi accelerati, diciamo a occhio, andate a questo ritmo qui, allora ci state 45-50 secondi, ok, sopra, lasciate raffreddare, non toccate il processore, cioè quando è caldo, l'ho detto migliaia di volte, non lo toccate, ma neanche vi deve saltare in mente, come alcuni mi hanno detto, guarda, ma se io tengo pigiato così col cacciavite mentre scaldo, no, no, ragazzi, se fate questo la buttate, perché? Perché sotto ci sono dei pallini di stagno, questi pallini, essendo rotondi in questo modo, sono sfere, sono molto vicine, se voi schiacciate il processore si allargano e si attaccano uno con l'altro, è chiuso, avete, è morta, la buttate, perché poi lì dovete avere il macchinario per quello a infrarossi, ok, con tutta la procedura, quindi togliere il processore, pulirlo sotto i contatti, togliere i pallini, rimettere i pallini con la griglia, ragazzi, ci vuole un combattimento incredibile, che neanche io ho questi macchinari che dovrò comprarli, ma e prenderci anche dimestichezza, perché molto molto professionali e ci vuole proprio mano ferma, quindi dovete fare una procedura incredibile, fate prima o a portarla a GameStop e gli andate indietro e vi danno, ve la valuto 150 euro per dire, o se no quello che sia, o all'Euronics dove le rottamano, cioè fate prima a darla indietro e prendere un'altra, perché in questo modo vi costerà molto, cioè questa procedura poi avrà un costo, quindi mi raccomando, non una volta scaldata la lasciate così ferma, così, e la lasciate raffreddare. Quando dopo 10-15 minuti, 20 minuti, d'estate ci metterà di più, leggermente toccate qui, non è anche il processore qui, sentite leggermente senza muovere la scheda, qui, sentite che è raffreddata o che è tiepida, ok, allora potete lavorarci, ma una volta tiepida quasi fredda, non a caldo appena fatto, perché se appena scaldato vi viene in mente di girarla, batterla, che cade il processore, è morta praticamente la play.
Mi raccomando, adesso io farò questa procedura, non ve la faccio vedere perché altrimenti il rumore del fono e tutto, però è questa quella che vi ho spiegato, ok? Allora, amici miei, ho appena finito la procedura, sto attendendo che si raffreddi, quindi che si raffreddi un po' la scheda. Quando sarà raffreddata e tutto, la porterò qui e pulirò tutto, quindi nel frattempo sto pulendo con il compressore tutte le altre cose. E la porterò qui e rimetterò la pasta termica e vi farò vedere la procedura anche qui, ok? Scusate, ma oggi non ho voce, proprio la voce se ne va dove vuole. Eccoci qui di nuovo. Allora, sto ancora aspettando, quindi che si raffreddi. Nel frattempo ho già pulito un po' di cose e questo qui è il kit che poi andrò a montare. Quindi, diciamo, in questo caso questo è quello che monto normalmente sulla Play. Allora, ho visto bene, quindi nel foglio, quindi il nostro caro amico Andrea, quindi in questo caso il trimmerino non andrà messo, perché non andrà messo, scusate, sulla, anche se ho detto prima che andava messo, ma su questa Play non andrà messo, ma è la stessa cosa, quindi avete lo schema, avete, se qualcuno vuole metterlo è molto molto semplice. Io gli consiglio di metterlo qui, perché il cliente comunque sia a me non me l'ha chiesto, quindi non ha chiesto di mettere il trimmer, però il trimmer se fosse io lo metterei qui. Ecco, mettetelo, eccolo qui, questo è il trimmer, andate a posizionarlo in questo modo qua. Quindi lo attaccheremo con, qui si farà un buchino, all'altra parte fate magari prima il buco, qui prima il buco e poi mettete, posizionate il trimmerino così non vi sbagliate, in modo che non va storto, poi lo incollerete un pochino con la, diciamo con... Vedete, con la... a una certa ora, ragazzi, non mi vengono neanche più i nomi. Allora, con la colla a caldo e poi da qui, ecco qui, ci sono, ecco, giratelo in questo modo, ci sono già vicini i fili, eccoli qui, questi. Quindi, però il kit è questo qui, che l'ho fatto vedere parecchie volte, quindi io uso normalmente, quando metto il trimmerino, normalmente uso questo trimmerino da 100 kg, che l'ho fatto vedere, due fili, che il bianco poi lo divideremo in due, in questo modo, perché entra e esce, quindi è quello della velocità che abbassa, che è per il sensore, in questo caso sostituisce il grigio, il bianco, eccolo qui, e il rosso, non ho il marrone, uso il rosso, è la stessa cosa. Questi sono gli autoastringenti per le saldature, che è molto meglio del nastro. E poi guardate, ragazzi, ecco qui la mia pasta di siparice, che l'ho messa in questo barattoletto, vedete, non vedete il barattoletto perché è di un, diciamo, quelli dei cosmetici che usa mia moglie, però guardate, guardate, vi faccio vedere, guardate. Guardate com'è fatta, guardate. Questa, vedete come fa? Guardate, questa è la pasta termica, quella, vedete? Poi va mescolata a base d'argento, vedete? Ha un colore strano, non è proprio bianca, vedete? Guardate come fa, guardate. È molto molto morbida, molto cremosa, guardate. Poi va mescolata comunque una 20-30 secondi in questo modo, in modo che rimischiamo i bicomponenti, ecco un pochino, però guardate, guardate come fa. Sembra una tinta. Questa è la pasta termica ottimale, questa non si secca mai. No, quella verde lì, quella grigia, queste paste un po' strane, che durano, sì, sono buone, un anno. Poi, cosa facciamo? Si secca e stiamo da capa 12. Quindi per un anno, sistemiamo le cose per un anno. Comunque questa. Allora, vado a controllare un attimino se ha finito la procedura, quindi se si è raffreddata la scheda nel frattempo. Eccoci qui di nuovo, amici. Allora, la scheda si è raffreddata, quindi adesso la porterò qui e vi farò vedere. Allora, ecco qua. Allora, eccola qui, la procedura è riuscita perfettamente. Quindi il processore, come vedete, io gli ho fatto, vabbè, la procedura adesso non, vabbè, non si nota, però insomma è fatta. Quindi è raffreddata. Quindi l'ho tenuto per 45, circa 45 secondi. Diciamo, adesso sono accelerati 45, 50 anche. Ecco, e quella è la, diciamo, per fare, bisogna fare questo, tenere questi secondi. Se sono secondi reali, invece, un po' di meno. Ecco. Allora, questa scheda la metteremo da una parte per ora, perché poi andrò a metterla, la appoggeremo qui, e ecco qua, ho pulito nel frattempo tutto, ed è praticamente pentola pulita, tutto pulito, ed è tutto perfetto. Vedete, la pentola era praticamente, c'era della roba attaccata, come vedete è tutto lucido. Quindi anche in questo modo è tutta soffiata con il compressore e lucida, pronta per essere installata subito. Quindi appoggiamola in questo modo, poi andremo a pulire anche la lente Blu-ray.
E adesso cosa facciamo? Andremo ad aprire l'alimentatore per controllare se c'è qualche condensatore gonfio. In questo caso, per aprirlo, ha una vite qui centrale, eccolo qui. Quindi ha una vite centrale, eccola qua, che andremo a togliere, vediamo se ce n'è. Sì, soltanto una, ne vedo, quindi non ci sono altre viti, quindi questa andrà sicuramente a incastro. Ecco, vedete? Ecco, piano piano. Questa è tutta a incastro, quindi fate molto, molto piano per aprirla, altrimenti onde spaccare qualcosa. Ecco, se vi aiutate, vedete, incastro, quindi con una cosa del genere, vedete, una paletta del genere, come quella per aprire per i cellulari o per, che usate normalmente per aprire gli oggetti, piano piano, vedete, incastro, vedete? Almeno prima c'erano delle viti, ragazzi, c'erano tre viti, adesso c'è una vite sola, c'è una vite soltanto. Come vedete, eccola questa, è tutto incastro, plastiche incastrate, così se si rompe qualcosa del genere, qualche placchettina di plastica, quindi pezzetto di plastica di incastro, voglio vedere come facciamo. Quindi, eccola qua, quasi tolta, vedete quanto combattimento per togliere soltanto... Quindi per togliere questa, ok, eccola qui, guardate, eccoli qua, andremo a pulire anche questa, controlliamo i condensatori, un rapido controllo, quindi dei condensatori sono piatti, questi sono addirittura in alluminio, quindi sono buoni, ok, quindi questo è difficile che esplodano, quindi posto a posto, controlliamo i condensatorini, questi sono quelli più che possono dar fastidio. ...49... ce ne sono due gonfi, uno e due leggermente. Allora, vedete questi condensatori maledetti? Perché questo succede? Questo succede, non che ho una politina qui, tanto che vi spiego. Allora, perché succede questo con il pennello? Succede questo per un semplice motivo, perché? Perché magari la lasciate in stand by, allora già la corrente arriva alta un po' come gli pare, vabbè, poi la lasciate, se la lasciate, ecco, non la lasciate, la evitate di lasciarla in stand by la notte o il giorno o se uscite, perché? Perché succede che se la corrente aumenta di botto all'improvviso si gonfiano i condensatori. Calcola, allora sappiate ragazzi che i condensatori c'è scritto, guardate, c'è scritto 450 volts, vediamo se mette a fuoco questo cellulare, ecco perché adesso fa così. Allora ragazzi, guarda, facciamo così, allora dato che il cellulare adesso gli ha preso un po' così, allora tanto che risolvo questo problema, siamo arrivati a 13 minuti e quindi farò una quinta parte, ci vediamo nella quinta parte ragazzi, ok?